Bentrovati con le informazioni a cura di Mediocalabria.net. Fa piuttosto freddo e le temperature sono di poco sotto le medie del periodo. Si sono imbiancate anche le cime dell'Aspromonte. Ecco lo scatto nevoso catturato dal sito santostefanosportellonline.it, intorno ai 1700 metri di quota. Ma le condizioni atmosferiche muteranno nuovamente. Ci aspetta un altro weekend instabile o localmente perturbato, specie sulle Ioniche. Vediamo il quadro per venerdì 30 novembre. Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, poi dal pomeriggio aumento della nuvolosità a partire da Regina Orientale, area dove fra la serata e la notte saranno possibili le prime piogge. Uno sguardo rapido al comportamento di mari, venti e temperature. Basso Ionio mosso, poco mossi i restanti bacini. Venti di direzione variabile e temperature in aumento nei valori diurni. In sintesi la previsione per sabato 1 dicembre. Il mese natalizio esordirà col tempo in peggioramento, principalmente sulle Ioniche, dove nel corso della giornata ci aspettiamo piogge e locali temporali. Fenomeni deboli o assenti altrove, ma con condizioni piuttosto uggiose. Temperature in aumento, mar Tirreno mosso, poco mosso lo Ionio, ma con moto ondoso in accentuazione dal pomeriggio. Venti orientali o sudorientali, deboli o tutt'al più moderati. Grazie per la cortese attenzione, appuntamento al prossimo aggiornamento.